Un'ambulanza dal valore di 90.000 euro donata alla città di Ravenna da parte di Marisa Ferlini in memoria del marito Ettore Contessi, scomparso quasi 3 anni fa dopo 60 anni di matrimonio. È una storia molto particolare quella di Marisa Ferlini e Ettore Contessi. Ravennati, fidanzatisi da giovanissimi, ancora minorenni, insieme hanno girato l'Italia. Ettore era capocantiere alla CMC e seguiva i grandi appalti nazionali, fra cui anche i lavori alla metropolitana di Milano. Marisa sempre al suo fianco. Sostenitrice della ricerca e di Telethon, oggi Marisa Ferlini ha voluto donare al 118 di Ravenna un'ambulanza. L'idea è nata una notte, ripensando a quando lei stessa ha avuto bisogno di un mezzo di soccorso. Ora siamo rimasti soli e abbiamo sempre detto che facciamo per la ricerca. Per mio marito non ha avuto Alzheimer e Parkinson e quindi non c'era medicinale. Mia mamma ha 17 anni l'Alzheimer, non c'era niente. E abbiamo fatto per la ricerca. Questa qui ne ho avuto bisogno io parecchie volte. E una volta dicevo adesso col sindaco che mi mandavano Villa Maria a fare la coronografia per la strada che era vecchia. È venuto fuori che mi si è aperta l'arteria dopo che hanno fatto una coronografia. Sono dovuti venire da Ravenna. A piedi hanno attraversato, ero già in collasso, quindi ho detto quella è la prima cosa che prendo. Prima raccontava che lei ha girato l'Italia, ha girato tutta il mondo. Tutta l'Italia, mio marito. Siamo partiti dopo 9 mesi che siamo sposati a Milazzo, poi Gela, poi dopo siamo andati in Piemonte, in Liguria. Dottore, che tipo di ambulanza è questa donata dalla signora Marisa? Questa è un'ambulanza attrezzata, quindi che viene chiamata ambulanza di soccorso avanzato, che consente al personale sanitario nostro, medici e infermieri, di portare sul territorio trattamenti più efficaci ed efficienti per i pazienti critici. Quindi è per noi un grande valore aggiunto. Noi abbiamo un parco auto di circa 30 ambulanze nel territorio ravennate della provincia di Ravenna, ma nuovi innesti servono per mantenere il nostro parco sempre attrezzato e al passo coi tempi, quindi è per noi una donazione di grande importanza, di cui ringraziamo la signora sentitamente.